Continua il nostro viaggio nel mondo dei tuffi, stavolta incontriamo uno dei più giovani, uno dei campioni emergenti, Andrea Tierabini, innanzitutto ben ritrovato. Ciao. Allora, racconteremo la tua storia, non la tua carriera, direi, perché sei giovanissimo, 18 anni tra qualche giorno. Allora, siccome sei piccolo, tra virgolette, iniziamo proprio dalla prima volta che sei salito su un trampolino o su una piattaforma. La prima volta che sono salito su un trampolino avevo 7 anni. E il primo tuffo da 10 è stato proprio l'estate in cui avevo cominciato, quindi ho cominciato subito dalle grandi altezze, diciamo. Non hai provato paura, non hai provato smarrimento stando lassù? All'inizio sì, naturalmente la paura, poi mano a mano che li facevo è diventato sempre più facile, è come un gioco. Si sceglie tra trampolino piattaforma, è una tua scelta oppure magari quella dell'allenatore? Sia personale sia che dall'allenatore. Perché se uno magari è più portato dai tuffi dalla piattaforma, l'allenatore potrebbe dire guarda, il tuo ruolo è questo, sarebbe meglio che fai questo. E quindi si comincia. A 7 anni come si fa a scegliere i tuffi piuttosto che un'altra disciplina, non lo so, il calcio? Naturalmente questa cosa mano a mano che si cresce, perché quando si è piccoli non si può capire subito. Ho cominciato per Savo al Mare, mi tuffavo dalle spalle di mio padre e un amico ha detto di provare questo sport e l'ho provato così. E ti è piaciuto? Che cos'è che ti piace dei tuffi? Mi piace perché quando si fa i tuffi sembra anche di volare, quindi è un'emozione bellissima. Te la ricordi la tua prima competizione? Sì, me la ricordo. Mi ricordo che avevo la febbre, era la gara da un metro, C3 regionale, e nonostante tutto sono riuscito a vincere. Quindi è andata bene? Nonostante la febbre. Quando sali, stai lì per tuffarti, cosa pensi? Quando si sta là, comunque, a parte l'emozione, il pubblico, così, uno non riesce a volte anche a concentrarsi. Tocca avere esperienza. Quando ti sei accorto che stavi diventando, tra virgolette, famoso? Famoso? Cioè, quando ho fatto i mondiali a Roma per la prima volta nel 2009. Eri in quel caso in sincro con un altro tuffatore? Francesco Del Valle. E siete arrivati quinti, se non sbaglio, quindi un bellissimo piazzamento. Come hai vissuto quel mondiale qui nella capitale, a casa tua? È stato tutto bellissimo, a parte che era la prima volta, poi soprattutto a casa mia. Poi erano tutti grandi, quindi l'ho vissuta, mi sentivo uno di loro. E poi sei andato a Londra, quest'anno una delle esperienze più belle, quella olimpica, a soli 18 anni, anzi 17 ne avevi. Ecco, hai provato parecchia emozione. Sì, tutto il mondo che mi guardava. Poi una gara così importante, naturalmente un po' di emozioni ci sta. Non è andata benissimissimo, forse a causa proprio di questa emozione. Un pochetto. Qual è stato il tuffo più difficile davanti a tutto quel pubblico? Il tuffo più difficile, forse il triplo e mezzo rovesciato, quello che molti atleti hanno difficoltà, i tuffi con la rotazione proprio a prescindere. L'emozione, non ha fatto sbagliare. Prima di iniziare mi raccontavi di qualche episodio, di qualche infortunio, anche parecchio. Qualche botta da 10 metri di schiena, qualcuno, cioè io l'ho ricevuta, poi anche gli altri, ma è una cosa comune, anche i grandi sbagliano. Ma cosa hai pensato quando, cioè ti sei fatto parecchio male, immagino? Sì, ho avuto lividi e sangue per qualche settimana e poi ho dovuto subito riprendere perché sennò la paura. Possibile che mi avrebbe fatto smettere i 10 metri. Invece qualche episodio curioso che ti è capitato? So che non me lo puoi proprio raccontare. Curioso che... Che magari capita ai ragazzi della tua età. Mi sono sentito male prima di una gara perché ho mangiato troppe patatine. Sei stato bacchettato dall'allenatore? Un pochetto. Ma è difficile alla tua età concentrarsi così tanto su uno sport che poi diventa una professione? Hai anche la scuola, la mattina vai a scuola e il pomeriggio ti alleni. Come riesci a conciliare tutto questo? Naturalmente lo studio non è tantissimo. Preferisco
concentrarmi di più sui tuffi, perché è una cosa che mi piace, invece lo studio non mi piace proprio. Cosa pensi di fare da grande, quindi il tuffatore a tempo pieno? L'allenatore sarebbe bello, mi piace imparare a insegnare questo sport agli altri. Un tuo mito sportivo? Il mio mito sportivo, mi piace molto Sautin, però recente sinceramente non ce l'ho. Tuffo preferito, triple e mezzo indietro da 10 metri. E quello più difficile invece, che magari non ti esce proprio benissimo? Quello più difficile per me è triple e mezzo avanti, quello lo sbaglio sempre. Come mai? Non lo so, non riesco proprio a farlo. Se tu dovessi consigliare a qualche ragazzo della tua età, sei giovanissimo, di avvicinarsi a questo mondo, perché dovrebbero appassionarsi al mondo dei tuffi? Non lo so, sinceramente, non è uno sport che consiglierei, non è da tutti. Cosa ti dicono i tuoi compagni? Mi dicono... Chi te lo fa fare? No. A parte, dicono che è uno sport difficile. E che loro naturalmente preferiscono il calcio e non seguo le loro discussioni su quello che parlano, mi dicono un po' che è un po' scemo, diciamo. Allora, io ci ho già provato con Francesco Dell'Uomo prima, con Michele Benedetti poi, a tentare ad avvicinarmi a questo mondo dei tuffi. Non sono andata molto bene le altre volte, già ti preparo, vediamo se oggi Andrea Chiarabini riesce a insegnarmi qualcosa di più. Ci proviamo. Magari saliamo su, poi tu ti tuffi e io rimango ad aspettarti. Per prima cosa devi spostare questo, più o meno 5. Serve per la spinta del trampolino. Sali. Ti metti in punta? Sì. Con i piedi dentro? Metti con le mani così? Poi dopo? Salti e fai il giro di braccio. Così? Poi? Poi sollevi i talloni, giri le braccia e salti. Allora, devo fare così? Poi così? Poi giri le braccia e salti. Sì. Allora, rifallo tu così, ti guardo. Te lo faccio vedere io, poi dopo lo fai. Così. Così. Perfetto. Okay. Ok. Adesso più difficile qua. Vai. Mamma mia. Sempre così, con le mani qua. Mm-hmm. E poi facciamo quel giro. Va bene. Uguale a prima. Ah, da qua. Sollevi i talloni così e poi dopo pieghi e fai il giro. Va bene, va bene. Andrea, qui ti trovi un pochino più a tuo agio. Sì. Forse voi di meno. Io molto di meno. Proviamo ad affacciarci. Aspetta. Mi tengo. Ok. Allora, da qua in teoria fai gli stessi movimenti di giù. Parti direttamente da fermo o col salto? Ci sono diversi tipi di... Ci sono diversi tipi, ce n'è uno con la rincorsa e poi con la verticale. E poi naturalmente da fermo e indietro. Ok, allora ora quale ci fai vedere per primo? In avanti. In avanti. Tuffo facile, lo facciamo insieme. Insieme... Proviamo. No, tu vai, io ti seguo, tranquillo. Io mi appoggio qua, Mamma mia.
Già sei risalito? Visto. Fatto subito. È fatto subito. Allora, questo era quello base. Tu avanti. Ok. Scegli tu. Scelgo io. Vogliamo salutare la nostra telecamera. Allora, la verticale, fammi prima il movimento fuori. Tocca fare la verticale e poi dopo si cade. Ah, ok, va bene. Mi siedo, ti guardo. Allora, ci siamo ricomposti per finire la nostra intervista. Di solito chiudiamo pensando un po' al futuro. Il classico sogno nel cassetto. Tu a 17 anni già, immagino, ne hai realizzato uno, quello che accomuna tutti gli atleti, andare a Londra. Ora cosa ti è rimasto in quel cassetto? Beh, naturalmente come il sogno di tutti gli atleti sarebbe quello di vincere le Olimpiadi, però è una cosa molto grande, quindi mi piacerebbe anche partecipare a una finale olimpica. Ma credi sia difficile molto emergere in questo mondo? Ci sono atleti parecchio più forti rispetto agli italiani? Cosa ci manca? A parte che ci mancano le strutture. Adesso questa è una buona piscina, però anche come palestra non siamo messi tantissimo bene. Mentre quando si va all'estero gli altri hanno palestre enormi con cui preparare meglio i tuffi, invece in Italia no. Hai mai pensato di andare all'estero per continuare a studiare? Nonostante tutto non ci ho mai pensato. Vuoi rimanere qui? La nonostante famiglia. Le difficoltà, la famiglia. E i tuoi genitori come vivono questa tua passione e professione? Ah, vivono bene, anche a loro piace molto i tuffi, seguono anche loro. Allora, il sogno nel cassetto, speriamo che tu riesca a realizzarlo. Grazie di averci raccontato in breve la tua storia. Noi ritorniamo la prossima settimana, sempre qui su Rete Sole, con Vite da Campioni. Mi sono avvicinato dopo un po'. Ogni tanto sì. Io ovviamente non ci provo. Nemmeno per sogno. Io sono sempre peggio. Ma invece di migliorare peggioro. Se faccio solo così mi tengo qua. Ma così è più facile. Non è lo sport per me.